maratona su pedali che durerà per un mese. È un appello oggi che parte da Palazzo San Giacomo a tutti i ragazzi, non solo, famiglie, adulti, bambini, ad utilizzare le biciclette che sono il nostro orgoglio, il bike sharing che è in città, ma a utilizzare anche la propria e scaricare un'applicazione, Cycling 365. Questo sarà uno strumento attraverso il quale nel prossimo mese noi saremo osservati e gareggeremo insieme ad altre città europee per diventare un modello e un'eccellenza per quanto riguarda il riconoscimento della trasformazione della nostra città attraverso queste politiche e questi interventi che sono legati alla mobilità sostenibile e quindi alla capacità di immaginare una Napoli molto più attenta alle esigenze dell'ambiente, alle esigenze della mobilità e alle esigenze quindi di una società che va a migliorare il suo livello di qualità insieme al suo livello di qualità della vita. Una sfida a squadre fra ciclisti urbani dal 1 al 31 maggio, basata sia sui chilometri complessivi che i ciclisti percorreranno, sia sul numero di partecipanti attivi di ognuna delle città coinvolte. Per partecipare, infatti, bisogna registrare tutti gli spostamenti in bicicletta tramite un'app gratuita, ma è anche possibile inserire i percorsi tramite il sito web. Il Comune di Napoli ha aderito alla quarta edizione della European Cycling Challenge, una manifestazione che promuove l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo ed ecologico. La bicicletta ovviamente in una città come Napoli è una grandissima sfida, è un po' un'ambizione considerato che siamo una città piena di salite e discese, però dato che Napoli non si è mai preoccupata degli svantaggi e li ha sempre, come dire, vi ha sempre sopperito con la creatività e con la motivazione, io credo che anche in questo caso i nostri ragazzi nelle scuole promuoveremo questa iniziativa dappertutto e in generale i nostri cittadini più sensibili all'ambiente e alla lotta all'inquinamento risponderanno bene. Circa 20 chilometri di piste ciclabili, altri 15 chilometri sono previsti nell'ambito dei grandi progetti. A breve, tra i lavori che stiamo facendo su via Galileo Ferraris e su via Marina, probabilmente produrremo altri 5 chilometri di piste ciclabili. Tra poco apriremo la pista ciclabile, anche i 25 chilometri di pista ciclabile che sono all'interno della mostra Oltremare. Insomma, quindi ci sono tante possibilità. Per poter utilizzare l'uso della bicicletta che noi cerchiamo di incentivare in tutte le forme.